per la strada, bivaccando tra i rifiuti. Cerco un senso per la vita, se un senso ci sarà. Corazzato d'apatia, fuori giorno si fa notte. La premessa di un domani, se un domani ci sarà. Per sentieri a solo andata, orizzonti senza uscita. Questa inutile esistenza, dai nessuno come me. Sia dormendo che da sveglio, perdo il conto delle ore. Tanto una vale l'altra, sia quella che vorrà. Se troverò un editore che pubblicherà le mie memorie, diventerò ricca sfondata. Se troverò un editore che pubblicherà le mie memorie, diventerò ricca sfondata. Se troverò un editore che pubblicherà le mie memorie, diventerò ricca sfondata. Accanto a i rifiuti, cerco un senso nella vita, se un senso ci sarà. Corazzato d'apatia, fuori giorno si fa notte. La premessa di un domani, se un domani ci sarà. Mauro, guarda che spettacolo. No, non è che ho bisogno di qualcosa, andiamo a vedere. Lascia perdere, quello sta meglio di me, di te. E se muore, peggio per lui. Non è giusto, Tommaso, magari possiamo fare qualcosa per lui. Lo conosci? È forse un tuo parente? È un tuo amico? No. E allora, cammina. Dai, Mauro, datti una mossa, sennò chi lo sente il capo? Ma andate a farvi fottere. Se potessero, mi getterebbero su benzina. E paf, mi brucierebbero vivo. Per fortuna, i giovani sono ancora i migliori. Ma fino a quando? Rompe balle, con tanto spazio che c'è. Proprio a quella prevetera dovevate rompere le sacchette. Una volta un poco di FIFA ammettive, Cola, ma ora a chi vuoi far paura? Non vede che la notte ti arrugginisce l'ossa, ti ferma e devi stare fermo come un pezzo di carne a sconcelare lo sole. Se sti fetusi in questo preciso momento mi legassero su quell'albero, in quel ramo là, come uno spaventapassere, gli uccelli non volerebbero via, mi cacherebbero dalla testa. Ma andate tutti a farvi fottere. Di questo posto qua io sono il re e ci resto. Io qui ci vivo giorno e notte. Ma voi dove siete la notte? La notte siete intanati nelle vostre case, abbuffandovi come maiale e vedete la televisione. Sole, sciappa sto velo di neglia che ti copre e scaldami come sa fare tu. Nella bella terra di Sicilia. Ciao contessa! Sì,
Sono la contessina Lucrezia Tadini degli Olmi, orfana di madre e figlia unica del conte degli Olmi. Io sono stata rovinata dal mio consorte, ma se trovo un editore che pubblicherà la mia storia, diventerò... Ricca sfondata, ricca sfondata, ricca sfondata. Ehi, signore! Sì, dico a voi! A voi dico, signore! E forse un editore? Conosci un editore? Perché se pubblicheremo la storia della mia vita, io e voi faremo soldi a palazzo. Non sono un editore io. Quante altre mani avete stretto con forza, eh? Per un saluto, per rassicurare qualcuno. Mani poverelle, ora non siete più buoni neanche per allacciarvi le scarpe. Vecchia carcassa oggi mi ha fottuto. Quanta grazia di Dio, non fa da bene. È il tempo del consumismo, dicono così, consumismo. Boh. Una volta era tutto diverso. Gli spazzini raccoglievano con le loro mani i rifiuti e separavano le cose. Camo Nizza fa le cose da recuperare. Ma così si poteva trovare qualche cosa per recuperare un pezzo di pane. Ora queste fottute macchine maciullano ogni bene di Dio. Quel che è peggio, potrebbe trattarsi di un neonato ancora vivo. Lo maciullano lo stesso. Questo devo fare un po' di sport. Ai miei tempi, ma chi buttava il pane? Quanto spreco! Thank you.
dopo tutto, anche se ho fatto danni, non è che è andata proprio male. Però oggi può andare. Maledetti bastardi, mi avete rovinato la carretta. Bastardi, puro catenazzo ci misero. Allora proprio che non mi volete. Ma non ci riuscirete, Nicola Prevedere a caccia il resto delinquenti. Se facessero vedere, se facessero. Ma venite tutti insieme, io mi faccio un culo da così. Ma davvero non andate a parlare alle spalle e mi rovinate la carretta. Questo è il modo di trattare un povero diavolo che si guadagna qualche cosa senza disturbare a nessuno. La civiltà, le cosiddette persone per bene, guarda un po' che cosa mi combinano. Tutto, ferro, rame, alluminio, un telefono antico che adesso vale una cifra. E la tua fuoriserie? Che fine ha fatto? Non ce l'hai oggi? La mia fuoriserie, figli di puttana, me l'hanno distrutta. Ma io non mi arrendo, però. Se becco quest'altro la pagherà caro. Dai, dai, stai calmo. Come dai, dai? Avevo un mezzo di trasporto, adesso mi hanno lasciato a piedi, che cosa faccio? Non ti preoccupare, sono ragazzacci. Ragazzacci? Questi sono delinquenti per natura. Allora, cosa mi dai di questa roba? È poca roba, non vale nulla. Ti do 2 euro, perché siete, guarda. 2 euro? Sì. Ma sei caduto di testa? Ma lì c'è un... Ma non vale niente! Ma qui c'è... Ma lo vedi che ma non vale... Ma figurati! Ma non vengo più a cercare! Ma figurati, ma sei sempre bisogno di me! Ma aspetta a venire a testa a te, ma come deve essere? Dai, un fai grullo, vieni qua, ti do 2 euro e mezzo. 2 euro e mezzo? Ricordati che Nicola Prevetera non è una canna che si torce il primo momento che viene, e insegnati questo. 2 euro e mezzo? Ma vaffanculo, quando dare almeno 5 euro. Forse anche di più perché è tutta roba buona. Cosa mi hai portato oggi? C'è un po' di tutto, ferro, alluminio, ramo, torno. Guarda un po' che bello questo telefono. E quanto vuoi? Non so. Dammi 10 euro. No. Guarda, 5. Se le vuoi, 5. Non c'è più giustizia a questo mondo, no, porca no. Miseria. 5 euro. Tieni. Va bene. Bene. Ciao, ciao. Ciao. Ci vediamo, Ciao. Ciao. Quanta bella roba è stata, tutto bene di Dio, che una volta bastava levare con Dio, adesso è buono. Poi questa qui non aveva niente, buono. We'll be right back.
Saluto. Di cambiare sempre tutto. Signora, la ringrazio di cuore, ma non posso accettare. Perché? Se accettassi la roba degli altri. Verrei meno al mio pensiero. Io sono uno di quelli che la vita se la vuole guadagnare. Vabbè. Ho ragione, guarda. Dovremmo sbracciarlo fuori, ma non possiamo, Del resto dà fastidio anche a me. Che schifo d'umanità. Però i miei soldi non ci fanno schifo. Da mignotta mi ha fottuto tutto il guadagno da Irlanda. La signorina, mi guardava con la puzza sotto il naso. Comunque ci avesse attaccato la roglia. Ah, signorina! Chiamano vino. Sta porcheria sape d'acqua reggenuta. Conosco vino siciliano, quello sì che è vino. Infiamma lo sangue in sale pieno. 13-15 gradi di salute in dallo sangue. Sicilia, che mala sorte che mi ha avuto. Eppure, nonostante tutto, e voi che siete ancora in tempo, vate vinni. Milano vi trasforma i sogni in incubo. Non ha più sogni da regalarvi. Vedete come mi ha ridotto. Ma è proprio Milano la colpa di tutti i mali, eh? Rivedere. Veramente a Milano decine di migliaia di persone che sono arrivate con le pezze nel culo hanno trovato l'America. Come me, prima del mio terremoto sentimentale. Non è vero che Milano è matrigna. Sei tu che sei fatto così. Non addossare sempre la colpa agli altri.
Sara, ma si può sapere dove prende tutti questi soldi per comprarti vestiti e gioielli? Papà, lo sai che lavoro in un atelier di alta moda? Va bene, ma sta collana da dove ti arriva? Uffa, che palle, papà! Il mio capo mi fa, come dite voi vecchi, la corte e mi ha fatto questo regalo. Di soldi ne ha da buttare. Rosaria, sta cosa non mi piace. Sara, guarda che ti do quattro schiaffoni. Sanno di Giuda, sta cosa alla mia famiglia non ne va a succedere mai. No, no, me lo sento toccato, dentro lo petto che non è giusta sta cosa. Papà, ormai tu sei vecchio, antiquato. E la legge morale che tu dici di avere scolpita nel petto non esiste più, neanche in Sicilia. Cambiala! Ma che vai dicendo, Cola? Anche tua sorella Rosalia mi raccontava l'altro giorno per telefono che sua figlia Cristina se n'è andata da Gibellina, è andata a convivere con un ragazzo da Agrigento e lo diceva calma, tranquilla, senza fare discussioni. A mia non mi interessa niente dell'altro. Sento che questa cosa non è giusta e basta. Io e Giulio abbiamo deciso così e basta. Fatti il discorso, stavo andando a pulire la stanza del direttore. Busso e nessuno mi ha aperto. Apro il passepartout e vedo il direttore seduto, abbracciato con una donna. E chi? Si dice peccato, ma non è peccatore. Salvatore, non dagli retta, Nino, le cose se le inventa pur di dire maldicenze. Vedrai, vedrai. Che cosa vuoi dire? Niente, niente. Beh, allora andiamo tutto al lavoro, dai. Sapete cosa vi dico? Dato che abbiamo finito mezza giornata prima, vi regalo un pomeriggio di riposo. Io ora me ne vado a casa, mi metto spaparanzato sulla poltrona a gustarmi un programma di vecchie canzoni. Cora, ti conviene non andare a casa, non andiamo al bar, andiamo a bere qualcosa, ci facciamo una partita a carte. Nino, ma che mi vuol dire? Ah, è un consiglio d'amico. In questi ultimi tempi io a voi altri non vi capisco più. Bacio le mani. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Rosalia. Marce, Marce, se tu sapessi come sono andato a finire. Ehi, tu sveglia, non fare il finto tonto. Prendi i tuoi stracci e vai via, qui non puoi stare. Ti do 2 minuti di tempo, se non ti muovi ti do 2 calci nel sedere. Vabbè, facciai il culo, vai! Dai, provateci! Vattene subito, se no lo faccio sul serio! Ah sì, chiamo la volante e ti faccio portare in questura! Se chiamate la volante va bene, ma a calci nel culo no! Nessuno deve permettersi di prendere a calci nel culo né quello per vedere, capisci? Tutore dell'ordine! Nel solito calice grande. Non è che acqua arrugginita. Ma vanno a dire cavolata. 100 litri questo, basta. Ma non ci credo. Se siete da quella famiglia? Certo.
Cola, devo dirti una cosa. Dimmi. Ascolta, nel mio parco è certo così, non venirci più perché i clienti si lamentano. Vi siete scordate come vi siete fatto una posizione? Giri di droga, prostituzione, giallazzevare. Ora mi viene a fare discorsi di pulizia, proprio tu. Adesso basta, se no ti butto fuori a calci nel culo. Non sei tu che mi butti fuori, sono io che me ne vado e qui dentro non ci metto più piede, ma scalzone. Ripeti quello che hai detto. Quello che ho detto, l'avete sentito tu e il tuo tirapiedi. Ma vai via pezzente. Pezzente sì, ma onesto. Ma vai via, rincoglionito, prima che ti sbatto fuori con la forza. Sto invecchiando, ma non lo vedi? E quando invecchi, caro mio, ti puoi mettere sotto il muso di quei quattro fottuti sporcaccioni. Anche per pochi soldi nessuno ti vuole. Lavoro ancora, per qualche extracomunitario che non se lo può permettere. Qualcosa di fresco. Averne di donne come te? Ma cosa dici mai? Tu, Nicola, guadagni da vivere ogni giorno con i rottami. Ma io ho da vendere solamente questa carcassa ed è già giù di moda. Capito? Nicola, tu lavori tutti i giorni per pochi soldi. Non allunghi la mano, non chiedi aiuto a nessuno. E perché fai questa vita? Ma non ti conviene prendere un lavoro che ti dia più soldi? Carlotta, non ho una risposta. È come se provasse un piacere a lasciarmi andare. Non so se per protesta, per far dispetto a qualcuno, per puro egoismo, o forse per tutte queste cose messe insieme. Penso che non valga la pena rattoppare le mie pezze, che sono sfardate da tutte le parti. Mi sarebbe piaciuto avere un uomo come te. I nostri destini sarebbero stati diversi. Ma tu mi disprezzi, vero? Non ti disprezzo, Carlotta. Ho imparato a mie spese che il destino non ce lo facciamo tutto con le nostre mani. Tu sei una donna di cuore, generosa. E una donna come te, in questo mondo infame, è quasi sempre vittima degli altri. Sono contenta che tu pensi questo di me. Ma io ho le mie colpe, non sono stata capace di cambiare le cose che dipendevano da me. Si è fatto tardi, incomincia a venire freddo. Grazie Carlotta. Erano anni che non stringevo delle mani con forte, con vero piacere. Bacio le mani Carlotta. Che fai tu, luna in cielo? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti ed alta rena e fratte, al vento, alla tempesta e quando avvampa l'ora, e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più s'affretta senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin ch'arriva colà dove la via e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia.
Ciao per te. Ma che ha la luna questa sera? Mi sembra che soffra per le nostre pene. Ma va, ignorante, questo è un fenomeno che gli scienziati chiamano eclissi. Dimenticavo che ti chiamano Bertè il filosofo, però la luna a me mi sembra fredda. Stasera, come raro che succeda, nel cielo così insolita avviene la luna, non ancora all'orizzonte, si è spenta o qualcuno l'ha rapita. Ricordo quando ero in Sicilia questo fenomeno che si scompariva, la luna che ti chiamava, come hai detto che ti chiama? Eclissi, ignorante. Ah, ecco, appunto. Anzi, mi viene in mente pure che mia figlia Rosaria, quando andava alle magistrali, studiava ascoltandola sul registratore una poesia sulla luna. Ma forse la luna se ne fotte di tutti noi e di tutti i nostri problemi. Ogni tanto qualcosa giusta la dice. Ma tu, mortal, non sei. E forse del mio dir poco ti cale. Afflitto come più del consueto, vagavo confidando nella luna. Ciao a tutti, ciao! Prendete un poco di caffè caldo che vi ristori. Poi un po' di caffè latte su questo freddo, ci vuole proprio. E insieme a un po' di caffè latte caldo, ecco, vi ho portato anche delle brioche. Anche il grappin, aspetta un momento. Poi bel che c'era, ecco qua, caffè latte caldo e una brioche. Don Gian Mario, mi dia una coperta. Ho freddo la notte. Potrei avere anche a me una coperta perché stanotte un cammino, sa, un cammino un po'. Ma certo ragazzi, andate al nostro centro Caritas, diteli che vi ho mandato io, ne hanno tante, di sicuro ve la daranno. Per chi vuole ragazzi, la grappetta, guarda qua. Ah ragazzi, io adesso vado da Nicola, quel testardo, spero di convincerlo a bere qualcosa di caldo in questi giorni così freddi, ne ha un gran bisogno. Ah ragazzi, a proposito, uno dei prossimi giorni venite a fare un giretto in parrocchia che ho da farvi pure un bel discorsetto, ok? Dai Cola, prendi anche tu un po' di caffè latte caldo, ma con questo freddo di questi giorni ne hai proprio bisogno. Don Gianmario, lei lo sa come io la penso. Io la vita me la voglio guadagnare a modo mio. Bastardo, il lavoro ce l'hai già? Vieni da me in parrocchia a ripulire i candelabri. Signore, prenda questi. Volevo comprarmi un giocattolo. Mamma e nonna mi diceva sempre che se a volte facciamo qualcosa di buono, questo piace a Gesù e ci aiuta a diventare grandi. Come ti chiami? Gianluca. E la nonna? Non c'è più. Mi dispiace, caro. Quel signore lì è tuo nonno? Sì. Ti aiuta anche lui a diventare grande perché si vede che sei un bel ragazzotto. Che scuola fai? Faccio la quarta elementare. Già. E cosa studiate alla quarta elementare? Italiano, matematica, inglese.
inglese, storia, musica. Musica, matematica, inglese, ma io queste cose qui non so nemmeno che cosa sono. Qual è la materia dove tu sei più bravo, migliore? Ginnastica. Ginnastica. Ora sei un po' messo atleta, Mi fa piacere di averti conosciuto. Quasi quasi ti prendo come amico. Mi vuoi come amico? Sì. Bravo. Visto che siamo amici, ti voglio anch'io dare un insegnamento che ti aiuta a diventare grande. Ognuno di noi deve guadagnarsi il necessario con le proprie forze. Non deve dipendere dagli altri, perché se dipende dagli altri sarà sempre nessuno. Hai capito? Sì. Allora, io ho accettato il tuo regalo. Ora voglio fartene una a te. Vatti a comprare il giocattolo al quale avevi rinunciato. Tu come ti chiami? Nicola. Grazie, Nicola. Anch'io volevo andare a scuola, ma ai miei tempi ho dovuto rinunciare anche a quello, sono rimasto un somaro. Ciao Gianluca, adesso vai dall'uno e studia, mi raccomando, Ciao. Vieni a trovare qualche volta, ciao. Ciao. Visto come è bravo quel signore? Sì. Sa se c'è una casa? Carlos, Le nozze di Figaro, Il flauto magico. Già, una volta eri contessa. Sì, sono la contessina Lucrezia Tadini degli Olmi, orfana di madre e figlia unica del conte degli Olmi. Io sono stata rovinata dal mio consorte. Il conte degli Olmi, mio padre, amante del gioco, dilapidò tutto il suo patrimonio con donne d'alto bordo e puttane. Mi costrinse a sposare quel farabutto di Sir Adolfo Ciancello, che diceva di avere anche lui il suo quarto di nobiltà, ma io non l'ho mai vista. Quando mi sposò aveva molti soldi, li aveva fatti giocando in borsa. Mio padre si era illuso che Ciancello potesse risolvere i problemi della nostra famiglia. Ma Adolfo si giocò tutto. Mi costrinse a pugni e calci a trasferirgli i miei beni. Finiti i soldi, quel disgraziato si ammazzò. Ed io, eccomi qui, tra barboni e prostitute. Ma almeno persone autentiche. Ma se troverò qualcuno che pubblicherà la mia storia, diventerò ricca sfondata. E tu dici, perché sei la Teresina l'intellettuale? Mi chiamano Teresina l'intellettuale fin dal tempo dei casini. Avevo frequentato le magistrali e quando mi portavo su uno studente in camera mi piaceva intrattenermi con lui per discutere di scuola.
Uno ne ricordo in particolare. Se ne stava lì, timido, timido. Ma che hai? Hai paura? Un po', è la mia prima volta. Per voi uomini non c'è da preoccuparsi. È alle donne che la prima volta fa male. A voi no. Vieni qua. Rilassati. Mettiamo una bella musica. Addormentarmi. Addormentarmi così. Tra le tue braccia. Mentre tu mi baci. Mentre tu mi baci. Mi baci sempre più. Mi baci sempre più. Che classe fai? La terza liceo classe. Hai già studiato Leopardi? Che fascino esercitavano su di me le poesie di Leopardi. Ma che hai? Ti annoi? No, anzi, è che non ho i soldi per pagare la doppia o la tripla. Non ti preoccupare, restiamo ancora un poco a parlare. La signora Flora, amica mia, ti rifarà pagare comunque la semplice. Che brava donna la signora Flora. Non per sapere i cavoli tuoi, ma se stavi diventando maestra, perché sei andata a finire in un casino? Avevo 16 anni quando il professore di latino mi mise gli occhi addosso. Io cedetti, mi mise poi incinta e mi nacque un figlio. Lo sai com'era allora? Per la vergogna, mio padre, pace all'anima sua, mi buttò fuori di casa e mia madre non fece una piega. Una tizia mi presentò allora la signora Flora. Che dovevo fare? Dovevo pur far nascere un figlio. Sta creatura doveva vivere. Un poco di sentimento a quei tempi la gente l'aveva, anche i disgraziati come noi, non come ora, che buttano le creature nei cassonetti dell'immondizia. Al massimo li abbandonavano davanti a una porta di una chiesa. Ma mio figlio, io non feci mai mancare niente. Ora fa l'ingegnere in America e della mia storia non ne sa niente. Ma tu, che interroghi tutti, da dove vieni? Sono nata a Sant'Agata Bolognese, ma da genitori che non so chi siano. Sono stata presa in adozione da una coppia di sposi, ma lui era un porco. Mi guardava fin da piccola, mi fissava coi suoi occhi e a 20 anni mi ha preso con la forza ed è andato a dire alla moglie che ero stato io a provocarlo. Lui ha incominciato a odiarmi, picchiarmi, me ne ha detto di tutti i colori. E io, stanca, me ne sono andata via di casa. Ormai l'intimità mi era stata presa con la forza, tanto valeva venderla. Se incontro quello che ha inventato il lavoro, gli spacco il culo. Il medico non ordina mai il lavoro, ma il riposo. Porco la miseria. Senti, raccontaci la tua storia. Io mi sono messo a bere per dimenticare. E cosa dovevi dimenticare? Non me lo ricordo più. Io invece mi ricordo tutto. Vivo di piccolo contrabbando di sigarette, di furtarelli di ruote di scorta, di autoradio, di auto mal custodite. Così posso comprarmi qualche panino da pucciare in qualche brodaglia che chiamano cappuccino. Però spesso mi pizzicano e allora processo per direttissima e qualche mesetto di galera. E poi si ricomincia tutto da capo. Qual è la tua storia? Mi ritrovo qua a Milano come tanti stranieri.
Sapete tutte le nostre storie, sono tutte uguali. Siamo stati invitati da quei signori che organizzano l'espatrio clandestino verso l'Italia. Siamo invitati da quei signori a prendere le carrette di mare, quello che voi chiamate così. E intanto ci dissanguano di tutto il nostro denaro. Ci dicono che ci servono per il trasporto e ci promettono felicità e benessere. Ma una volta arrivato in Italia ci accorgiamo troppo tardi che per noi non c'è nessuna felicità né benessere. Quelli che non finiscono affogati in fondo al mare a volte sono rinchiusi nei centri come dei delinquenti. E per fortuna loro, alcuni, ma sono pochi, si inseriscono e fanno una vita normale. Ma ti dico, sono pochi. Io la mia storia ve la dico in musica. Ebbrezza, pacchetto dei cartoni del mio solito giaciglio, chiudo gli occhi e sono un re. Becchi, eccole qua, ciao. Sapete, tra qualche giorno è Pasqua e Dio vuole che tutti i suoi figli e le sue figlie dispersi tornino alla sua casa, per cui dopo essere venuti alla messa mangiamo tutti insieme. E tu Cola, perché mi tieni il muso? Non sei contento di essere invitato? Cola Privedere non farà mai la fila dietro una chiesa per mangiare. Se trovo qualcosa per conto mio va bene, altrimenti è meglio impiccarsi. Cola, testardo come un mulo. Non ti sto chiedendo di fare l'elemosina per un piatto di minestra. Sono io che ti invito a mangiare con Don Giuseppe, Don Domenico e con me. E poi, se proprio vuoi fare qualcosa, ci sono ancora da lustrare e pulire i candelabri della sagrestia. Bene, Don Gianmario. Se la metti così mi sta bene. Voglio fare un po' di baldoria Don assieme Gianmario, a voi. Don Gianmario, resti un po' con noi a sentire un po' le nostre storie. Sono tutte storie di prostitute che una volta erano delle brave ragazze e poi per qualche porco di uomo che ne ha approfittato ci siamo trovate sulla strada. Non sono mica come adesso. Alcune si chiamano persino professioniste. Queste puttane, e c'hanno pure il sindacato, ma pensa a te. Cola, tu non parli? Ma che cosa serve che voi e io ci raccontiamo le cose passate? Domani cosa farò io per mangiare? Tu, Carlotta, vuoi fare ancora quello che fai? E tu, Teresa, ti senti sempre un assistente sociale del fottuto sesso giovanile? O vuoi cambiare mestiere? È questo che dobbiamo raccontarci. Cosa faremo domani? No, Cola. Il passato di ognuno di voi è molto importante. Di certo tutti voi in passato avete sofferto angherie, soprusi, umiliazioni, violenze. E questo vi rende vicini a Dio. È vero, padre. Ho sofferto, e molto, ma non mi va di raccontarlo. Va bene, Cola. Se non ne senti il bisogno, così sia. Ecco qua! Mario. Dica Lucrezia. Contessa Lucrezia Tadini degli Olmi, per servirla. Mi metta una grattatina di tartufo bianco di Alba su questa pasta. Piacente, contessa, ma il tartufo nel menù di oggi non è compreso. Inconcepibile.
Bene, diciamo tutti insieme la preghiera. Benedici, o Signore, noi e il cibo che stiamo per prendere nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon appetito. Ti sei finalmente convertito all'animazione di un piatto caldo? Ti sbagli. Ti chiamano Bertè filosofo, ma di filosofia non capisci niente. Io, come tu sai, non sono un cane che gli porti una scodella per tenerselo fedele. Voglio essere libero io. A me invece basta che mi danno da mangiare, va tutto bene. Nella ditta dove lavoravo un giorno mi dissero sei un soprannumero e mi licenziarono. Ora sono libero, non ho più padrone, ma la libertà mi dà forza da mangiare. Da quanto mi hanno messo sulla strada, qualcosa è cambiato qui nella mia testa. Non ho più voglia di fare un caso. Caro Bertè, il nostro cervello, come l'ingranaggio di un orologio, gira per ore, mesi, anni, poi comincia a perdere i colpi e si ferma. Ma l'orologio, se si basta, lo porta dall'orologiaio. L'orologiaio lo guarda e dice, qua funziona, qua pure. Ah, ecco, qua è rotto. Ora tu sai che è rotto e che lo puoi riparare, anche se purtroppo la riparazione costa. Ma la testa è diverso, è un ingranaggio perfetto. Ma l'orologiaio non ci capisce niente. Dicono ci sono i psicologi, ma a me facessero piacere, non ci capiscono niente manco io. Maria mia, toglimi dalla strada. E che ci fai da queste parti? Te l'avevo detto che saresti tornato, eh? Stai zitto, buffone. L'altro giorno ho visto due ruote. E allora? Mi potrebbero servire per riparare la mia carretta. Sono queste? Sì, sono queste. Aspetta un po'. Guarda un po' che roba. Che fai ora? Vai a rubare nei cimiteri? Stai attento come parli. Questa è roba che io mi sono guadagnato da Don Gianmario per il lavoro che gli ho fatto. Non sono mica qui a aspettare i polli come te. Lavoro? Ma se te resisti più sott'acqua che al lavoro, cosa mi dici? Senti, ci stai o non c'è? Vuoi fare un cambio alla pare o no? Bah, guarda, proprio perché si ti vai. Però, sparisce e ti fa più vedere. Amico, non mi fai nessun favore. Se non fosse perché ci devo lavorare con questa roba qui, Non lo facevo qualcosa. Va, che ho niente, mi ha fatto un piacere. Va bene, ti saluto. Va. Però, ho fatto un bel affare. Strano, a porta aperta. Che cosa è successo? Carlotta, cola sogno. Con la prevedera!
Ma che camorria è successo, Carinca? Carlotta, cola sogni, cola brevetera, Carlotta, sveglia! Carlotta, ma che hai? Cosa è successo? Ma tu, come sei qui? Passavo da queste parti, ho visto la porta aperta e sono entrato. Raccontami tutto. Era distinto, lo voleva fare a casa, ma un po' vecchio, mi sono fidata. Ma cos'è successo? Mi deve aver addormentata, c'ho la testa. Cola, guarda la borsa. Bastardo! Tutti i soldi mi ha portato via! Li dovevo portare in posta. Stai domani! Stai calma! Ma che vita è questa? Calmati! Povera me! Sempre così! Tutto quello che guadagni, ma te li portano via quei bastardi di Magnaccia! Poi ti rapinano! E anche sei fortunata che non ti arriva un coltello nella pancia! Ma sì, sarebbe meglio così! Che senso ha avuto la mia vita? Una volta ho visto una pellicola dove c'era uno che chiamavano il matto. Ma matto non era. E uno grande e grosso con un cervello piccolino. E una povera donna che gli faceva l'assistente. Un giorno, che era disperata, il matto pigliava una petruzza nicanica e ci disse per sappoco così. Tu non ci crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso lì, per esempio. Quale? Questo, uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto. E a cosa serve? Serve... Non lo so a cosa serve questo sasso lì, ma a qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle. Io non lo so, non so niente di ste cose. Ma sono convinto che anche una stizza di sabbia ha l'importanza. La vita di ognuno di noi dovrà servire a qualcosa, se no tutto sarebbe una pazzia unica. Ti voglio raccontare la storia della mia vita. Mi manco di bella terra di Sicilia, già da lontano 1968. Laggiù, come tante siciliane, facevo il contadino. Lavoravo un fazzoletto di terra che mi aveva lasciato mio padre. Arrivò il tempo che l'Agnelli volle dare una 500 ogni italiano. Nel frattempo si costruirono le autostrade, le campagne si spopolarono. Tanti amici, tanti parenti partirono per il nord e i contadini furono sradicati dalle loro terre e portati di peso nelle fabbriche nordiche. Ma io lì restavo. Avevo sempre pensato che il pane del nord doveva essere come un pane senza sale per chi era abituato al suo pane siciliano. Ognuno ci fu che la terra si sconquassò. Si spalancarono pure le cataratte di Lucerne, le case vennero giù a pezzi, compreso la mia. Che fare? Un mio cugino, partito qualche anno prima, mi scriveva che lui e sua moglie a Milano avevano trovato un dignitoso lavoro in un'impresa di polizia. Erano messi in regola coi libri, mandavano i figli a scuola,
lavoravano solo 8 ore al giorno e guadagnavano molto più assai che in Sicilia col doppio delle ore. Questo mio cugino mi prometteva che se volevo andarci c'era posto pure per me. Fu così che a malincuore mi decise a mangiare un pane senza sale. Vai senza votare minteggio. E così cominciò l'avventura della mia vita. Andai a lavorare dove lavorava mio cugino. Conosciva mia moglie, era figlia di Calabrese e lavorava nella stessa impresa dove lavoravo io. Ci sposammo e dopo un anno è nata mia figlia. Andiamo fuori. Qui dentro mi manca l'aria. Ho lavorato sempre con serietà, senza risparmiarmi, e ho ricevuto sempre la stima di tutti, clienti e padroni. Col mio lavoro e quello della mia signora eravamo riusciti a mettere da parte un po' di soldi e ci siamo trovati un lavoro improprio. E ci andava anche bene. Un giorno abbiamo avuto una grande fortuna. Siamo riusciti ad avere l'appalto per le pulizie di una famosa concessionaria di automobili. Purtroppo da lì incominciò il mio terremoto sentimentale. Un giorno che sono tornato prima dal lavoro, arrivato a casa, trovai mia moglie a letto col titolare. Capisci? A casa mia, nel mio letto. Andai via di casa e piantai moglie e lavoro. Io, che consideravo il lavoro una benedizione di Dio, mi sentivo svuotato dentro. Da allora ho perso ogni interesse al lavoro. Poi mia figlia mi ha dato il colpo di grazia. Mia figlia, la regina del porno, ma una regina peggio di una puttana. Preso dalla rabbia, incendiai il deposito della concessionaria. Mi hanno beccato e ho dovuto risarcire tutti i danni, come dire, cornuto e bastonato. Disonorato di moglie e figlia. Cosa c'entri tu col disonore di tua moglie e di tua figlia? Tu hai sempre vissuto secondo la tua morale. È di questo che devi essere orgoglioso. Ma non ne parliamo più. Devo andare a riparare la mia carretta. Mi fai un po' di compagnia? Vedi Carlotta, tu sei stata rapinata dai tuoi miseri risparmi. Io sono stato danneggiata nell'unica cosa che possiedo per il mio, chiamiamolo pure, lavoro. Visto perché? Eh? Perché l'umanità è fottuta. Cana testa e avida di denaro. È piena di disprezzo per i propri simili. Beh, piantiamolo lì e andiamo a vedere piazzare sta roba.
la città è violenta perché non ha più un'anima. Si sono rotti tutti gli equilibri che regolavano i rapporti tra la gente. Si vuole tutto in fretta e pur di averlo si è disposti a tutto, anche a pigliarsela con noi miserabili figli delle stelle che hanno solo il cielo per coperta. Corazzato d'apatia, fuori giorno si fa notte, la premessa di un domani, se un domani ci sarà. Per sentieri è solo andata, orizzonti senza uscita, questa inutile esistenza di nessuno come me. Sia dormendo che da sveglio, perde il conto delle ore, tanto una vale l'altra, sia quella che vorrà. Come un matto d'ermellino, o le stelle per trapunta, o la luna per lumiere, che pretendere di più. Lungo lo sgorbio dal ponte, la sedia di vita per covo invernale, concluso il suo giorno, ritorna a sognare chi fu. Lungo il fu mister Baldo del suo quartiere, sprofonda le membra nel mesto giaciglio, è bello sognare di sé. Il cencio, l'inutile addobbo, l'ingombra ambulante, sprofonda le membra nel mesto giaciglio, nel sogno a stima di sé. Lungo il mese la panca, per oggi ha concluso, domani si esiste dal suo ritiro, riparte per quel che sarà.